perché poi anche questo è un paese dove spesso si sottolineano le negatività, significa che anche a determinate latitudini ci sono scuole belle, scolaresche belli, corpi docenti belli, e per noi quest'anno era importante iniziare questo percorso di distribuzione dei nuovi diari per il nuovo anno scolastico proprio da questa terra, che troppo spesso si identifica con le negatività di una criminalità per troppo tempo sottovalutata ma particolarmente pervasiva. Lo facciamo anche all'esito di un lavoro che in questi due anni ha visto polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistratura impegnata in un'azione di contrasto. Abbiamo conseguito dei buoni risultati, altri ne verranno, a significare che qua ci siamo, ci vogliamo sempre più essere. La questura di Foggia, come ho detto in più circostanze, l'abbiamo anche elevata perché è giusto che questo territorio avesse anche strumenti adeguati alla criticità e alla gravità dei fenomeni criminali che purtroppo la pervadono. E quindi, ripeto, ci sembrava la cosa più ovvia, più scontata, in questo investimento fatto in un rapporto sempre più consolidato tra il mondo della scuola, il mondo delle forze dell'ordine e i ragazzi, perché poi alla fin fine sono i soggetti ai quali noi sempre più dobbiamo guardare con non solo con speranza, perché poi chi di speranza viva, disperato muore, ma con cose concrete e soprattutto con la cosa a cui io tengo di più, che è quello di far comprendere come le forze dell'ordine, le istituzioni in generale non siano qualcosa di distante, qualcosa di diverso da sé, ma appartengono ad ognuno di noi. Quindi anche questo serve a creare un modo nuovo per vivere e viverci come comunità. Questo secondo me è comunque al di là dell'attività di contrasto, delle risposte che dobbiamo dare, degli strumenti che dobbiamo fornire, una delle cose principali, e che si costruiscono anche con questi gesti apparentemente meno significativi o meno importanti rispetto ai grandi temi e alle grandi questioni. Ci sono state importanti operazioni antimafia fino a Foggia, però la pressione mafiosa è ancora forte. Beh, quando si va a toccare strutture che si sono radicate nel tempo, si sono consolidate, hanno vissuto a volte di una sottovalutazione, è ovvio che i tempi non possono essere rapidi, e sarebbe anche illusorio che alcune significative e importanti azioni possano in qualche modo essere risolutive. Se noi rappresentassimo questo, saremmo principalmente disonesti e sicuramente non veicoleremmo un messaggio di verità. Adesso è importante continuare, e quindi la differenza la farà non quello che è stato fatto, ma quello che saremo in grado di fare. E io vi posso dire, nel limite di quello che è consentito dire, che noi continueremo ad agire con particolare incidenza, grazie anche a una rinnovata collaborazione che c'è con la prefettura, tra le forze dell'ordine, una magistratura particolarmente determinata. Credo che quella famosa immagine della squadra dello Stato a Foggia abbia dimostrato, ma io spero sempre più dimostrerà, al di là poi dei soggetti che si alterneranno nella rappresentazione dei vari ruoli, che lo Stato non solo è tornato, ma soprattutto non vuole andare via. Per i bambini, che spiega la legalità ai bambini, almeno a loro, visto che gli adulti non tanto, che bisogna denunciare, no, perché qui oggi chi denuncia viene visto come uno che ha capito, non lo so, uno diverso, e invece bisogna denunciare, bisogna dire ai bambini, dillo pure tu, quando vai nelle scuole, lo so che, però ricordati, bisogna denunciare, se vedo le persone che buttano l'immondizia delle campagne, che a Foggia ne stanno assai, bisogna denunciare, se vedono che un bambino viene trattato male dagli altri, bisogna dirlo alla maestra, ai genitori, eh sì.